Lasciamoci attrarre con animo di fanciulli davanti al presepe, perché lì si comprende la bontà di Dio e si contempla la sua misericordia, che si è fatta carne umana per internerire i nostri sguardi. Questo è l'auspicio che Papa Francesco ha espresso ricevendo in udienza la delegazione della provincia di Trento, da cui proviene l'albero di Piazza San Pietro, e quella di Malta, che ha donato il presepe. Anche quest'anno l'abbraccio del colonnato berniniano ha accolto i simboli del Natale. Dai rami dell'abete rosso dei boschi di Scurelle, della catena montuosa del Lagorai, oltre alle tipiche illuminazioni, pendono sfere in argilla, su cui sono stati riprodotti i disegni realizzati dai bambini in cura presso i reparti oncologici di alcuni ospedali italiani. Ai suoi piedi, accanto all'obelisco, sta la Natività, cui fa da sfondo il paesaggio maltese, simbolo della quotidiana e drammatica realtà dei migranti, come ha sottolineato durante la cerimonia di inaugurazione il cardinale Giuseppe Bertello, presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Dagli albori del cristianesimo, quando Paolo Apostolo naufragò nel suo viaggio a Roma per esservi giudicato, Malta è terra del Vangelo. Ed è eloquente che la rappresentazione della nascita di Gesù sia stata ideata nell'ambiente odierno di un paese maltese per ricordarci che il Signore vuole rinascere oggi nella nostra società. Il Natale, l'evento dell'incarnazione di Dio nel cuore della storia dell'uomo, ci fa sentire figli di uno stesso Padre misericordioso. Albero e presepe sono segni di speranza e rammentano ad ognuno che è possibile incontrare il volto del Signore soltanto nell'apertura incondizionata al prossimo, come ha osservato Monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento. L'altezza di questo albero e la sua collocazione accanto al presepio di Malta me lo fa immaginare anche un po' come un faro che diventa in quest'ora un po' difficile, per non dire difficile della storia, presenza e luce. E il suo essere accanto alla grotta mi permette di dare un nome a questa luce, Gesù di Nazaret, il Dio nuovo che ci ricorda che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, che ci ricorda che se vuoi gustare la vita, questa vita deve essere regalata e donata, che ci ricorda che non c'è gioia lontano dai volti e dalle persone, che non si può conoscere la gioia se non uscendo da se stessi e piegandosi sui propri fratelli. Un messaggio di misericordia di cui ogni presepe è portatore, come ha rimarcato Papa Francesco. Quanti visiteranno questo presepio saranno invitati a riscoprirne il valore simbolico, che è un messaggio di fraternità, di condivisione, di accoglienza e di solidarietà. Anche i presepi allestiti nelle chiese, nelle case e in tanti luoghi pubblici sono un invito a far posto nella nostra vita e nella società a Dio, nascosto nel volto di tante persone che sono in condizione di disagio, di povertà e di tribolazione.